Ragazzi, buonasera. Programmazione tra oggetti della seconda mini-data finale. Abbiamo fatto il grosso dello sforzo la volta scorsa. Oggi possiamo andare un po' più rilassati. Okay? Gli argomenti, le solite cose, che oggi cerchiamo di finire alle 7 precisamente. Abbiamo anche oggi un appendice non indispensabile ma utile per il corso. E l'argomento del giorno è quello 2. Visto che la prossima volta andremo a vedere i nostri colleghi vi faranno vedere un paio di vi faranno vedere alcune librerie molto utilizzate di Python, ma purtroppo non tutte le librerie scritte in Python sono scritte in Python 3, e d'altra parte non ovunque gira Python 3. Ad esempio vi raccontate io e il nostro caro Stefano, che è non mi ricordo se aveva detto al lavoro oppure nella sua VPS, nei suoi server, addirittura al momento girano solo Python 2.4, rilasciata circa nel 2005, e che non aveva intenzione a passare a cose più nuove del 2.6. Quindi, per quanto ora noi vi stiamo mostrando cose di Python. Siccome noi finora vi stiamo mostrando cose di Python 3 perché sono io. A meno che questi non fossero gli ultimi spazi. No, cioè, non fuori da sta Perché Python 3, come spiegherò più avanti, insomma, Python 3 non è disponibile ovunque, non tutto è stato scritto e non tutto funziona su Python 3, vi verrà utile sapere almeno quel minimo di Python di differenze tra il 3 e il 2 che vi risulteranno più comode per scrivere codice nel Python 2 se vi sarà necessario. Capire in sostanza le differenze principali in ogni modo. Ma l'argomento grosso del forte del giorno è quello dell'ereditarietà. Andiamo a vedere le classi, le sopraclassi, le sottoclassi e cosa cambia. Ma prima di vedere questo abbiamo spiegato nella puntata precedente. Cioè, mi serve capire se sappiamo tutti ad esempio cos'è una classe. Una classe è un insieme di dati e di operazioni sui dati stessi. Quindi abbiamo fatto esempio della classe vettore, dove abbiamo l'insieme delle componenti lungo le varie direzioni dello spazio dove abbiamo questo vettore. E poi abbiamo l'operazione, ad esempio, per il somma del vettore, per il vincolo vettoriale, per la linea del progetto vettoriale e cose del genere. Poi è importante avere presente la distinzione tra classe e stanza. La classe è lo stampino con cui andiamo a creare le varie istanze. Ogni istanza ha la propria copia dei dati e le operazioni definite all'interno della classe per motivi sintattici vanno però poi a utilizzare i dati dell'istanza stessa nel 99% dei casi. Cos'è un metodo? Sono le operazioni che vanno a gestire i dati, a modificare i dati dell'istanza o a ritornare semplicemente all'utente. Abbiamo visto come costruire una classe effettivamente, quindi la sintassi: class, nome classe, punti, def, nome del, e poi i vari metodi all'interno, quindi def, nome metodo, un parametro particolare self e i parametri che normalmente prende questo metodo. Abbiamo visto che cos'è il duck typing, e cioè la concezione fondamentale per cui, ricordando la flessione piacevole, se l'uccello termina come una papera, l'uccello nuota come una papera, l'uccello stannazza come una papera, per me è l'uccello una papera. Se io ricevo un oggetto e all'oggetto posso chiedere dato una chiave di restituire un valore, se all'oggetto posso chiedere di aggiungere valori, se a questo oggetto posso chiedere di togliermi valori, e questo oggetto in sostanza tutto quello che mi serve, a me serve un dizionario. A me poi non interessa sapere se quello che ho ricevuto è effettivamente un dizionario o meno.
e questa è l'essenza del duck typing. Abbiamo visto come fare l'overloading degli operatori in Python, quindi come avere controllo su che cosa succede quando proviamo a fare la somma di un vettore sull'altro, cosa succede se proviamo a vedere su un elemento dentro la nostra classe, e chi è rimasto nella più per la tendice ha visto addirittura come fare a creare degli attributi dal nulla. Per esempio l'altra volta chi è rimasto ha visto il vietaccio, che ora vediamo nella prossima slide con un esempietto di ricapitolazione, e poi abbiamo visto chi è rimasto fino in fondo, l'appendice funzionale e quindi le operazioni che Python offre per fare il map e per fare il reduce su elementi di una lista, quindi list comprehension, map, all, any e le loro vari amici. Ad esempio, perché Python non ha la enum? Perché creare la nostra enum fatta in casa è semplicemente la questione di un po' di scrivere qualche linea di codice. Quindi, come vi ho detto, per creare una classe la definiamo proprio così, class di enum, la classe al suo interno ha più metodi. Per esempio questo metodo init particolare, perché è il costruttore della classe stessa, prende un parametro in prima posizione anche su particolare, che è l'oggetto su cui stiamo andando a lavorare, e poi i vari parametri. Qua abbiamo visto questa sintassi particolare per dire che questa funzione prende un numero arbitrario di argomenti che vengono poi tutti messi nella lista di nome values. Abbiamo visto qual è il ruolo del costruttore, quello di inizializzare i campi, i dati dell'istanza stessa, quindi in questo caso andiamo ad inizializzare values, capo values di self, e poi questa è la parte che magari chi è dovuto scappare prima si è persa, di getup, che è un esempio di overloading di un operatore particolare, perché questo ci permette di intercettare chiamate, cioè accessi a un attributo che la classe non ha. Ad esempio, questa classe come attributo ha solo values, ma noi da una enum ci aspettiamo, adesso io faccio una enum vero, falso, file non provato, per citare il value del PDF. Se una enum vero, falso, file non trovato, io mi aspetto poi di poter fare enum.vero, enum.falso, enum.file non trovato. Che cosa fa GetUp? Se io provo ad accedere a un attributo che una classe non ha, Python mi chiama questa funzione con l'attributo della funzione name. E poi io ne posso gestire la situazione come voglio. In questo caso cosa dico? Se uno mi chiama enum.vero e io vero nella classe non ce l'ho, mi viene chiamata getUp di self vero, allora provo a vedere se nei valori che mi hanno dato qua a fase di costruttore, io avevo memorizzato che a vero corrisponde un qualche numero, no? E se ce l'ho lo restituisco, altrimenti mi viene dato un key error. Perché io non mi accontento di lanciare il key error, ma invece lo rilancio come attribute error? Perché quando in Python manca un attributo, l'accezione che mi viene lanciata è attribute error, quindi banalmente lanciare un key error in mancanza di attributo non sarebbe la cosa giusta, sarebbe una cosa strana. Se chi usa questa classe poi vuole gestire la situazione di mancanza di attributo, non è il problema di chi usa la classe, che poi in realtà questo attributo viene memorizzato all'interno di un dizionario, quindi viene dato un key error. Noi dobbiamo dire manca l'attributo, e quindi bisogna cambiare il tipo di eccezione, in un certo senso. E per facilitare c'è questa estensione di Python 3, ad esempio, che Python 2 non ha, come asX from exc, che permette di mantenere le informazioni interne dell'eccezione anche se poi vado a cambiarne il tipo essenzialmente.
Poi, chi è rimasto, poi sempre chi è rimasto non dovrebbe essere sorpreso da questa piccola modifica che è una dictionary comprehension, l'avevo accennata la volta scorsa, ed è un modo un po' più compatto di scrivere cicli, di scrivere assegnamenti, di portare liste, in questo caso in dizionari. E la lettura non è nemmeno di difficile lettura, per ogni coppia di numero è mnemonico, perché in numeretti values, cosa fa il numeretti di values? Mi pare che l'abbiamo già detto, ma se io passo ai numeri iterativo 1, 2, no, fu, va, buzz, magari vi faccio una lista. Quello che ci dà è il numero dell'elemento e l'elemento stesso, il numero dell'elemento e l'elemento stesso, il numero dell'elemento e l'elemento stesso. Quindi quando io ottengo un enum di fu bar buzz, io, dove siamo qua, io prendo il numero dell'elemento stesso e l'elemento stesso e li inverto in modo tale che poi quando creo un dizionario che va dal nome al numero, perché quello è lo scopo d'uso dell'enum, ho dei nomi che mi aiutano a ricordare di cosa stiamo parlando, ma in realtà poi io memorizzo un numero, giusto? E quindi con questo trucchetto, in questo modo, insomma, si può arrivare velocemente al risultato. Quindi si legge, per ogni numero dell'elemento, l'elemento stesso, nella lista di valori che vengono passati, io memorizzo il valore, memorizzo con la chiave del valore il numero. Poi abbiamo la getArray, che abbiamo già fatto, e poi un esempio di come possiamo creare un'istanza di questa classe. Prego. Perché la trancia mnemonica? Questo qui? La trae sempre. Perché ho cambiato. Sì, perché dovrebbe essere meglio. Poi, soprattutto abbiamo parlato di alcune filosofie, di alcuni approcci tipici dei programmi di un programma che possiamo definire platonico, quindi che sia più facile chiedere perdono che permesso, cioè che piuttosto che metterci a controllare che effettivamente i dati che abbiamo ricevuto siano identici tutti con le proprietà che ci aspettiamo, è più semplice e più veloce sia per noi, cioè soprattutto per noi che scriviamo, è più veloce assumere che vada tutto bene e se qualcosa va male si crea un'eccezione. L'eccezione tra le altre cose in Python sono molto più veloci da creare che di quanto quando si è in Java. E qui siamo tutti adulti consenzienti, cioè che il linguaggio a differenza di Java, Python, ma come anche C++, altri linguaggi, sono una proprietà di Python, ma comunque Python non cerca di creare un ambiente in cui sbagliare sia impossibile. Certo non incoraggia l'errore, ma se hai bisogno di fare qualche operazione un po' più rischiosa, se sai cosa fare, Python ti permette di farlo. Ad esempio Java non si fida che i programmatori sappiano non abusare del loro logic degli operatori e quindi non lo permette, a parte magari per quanto riguarda i contenitori, quindi si possono fare, ma sommare e sottrarre oggetti in Java non si può. Poi in Python, se poi in C++ credo si possa anche andare su Ruby. E poi soprattutto abbiamo visto il principio, possiamo dire il principio di minima sorpresa. Cioè noi abbiamo parecchio potere sui nostri oggetti, addirittura abbiamo visto prima possiamo creare attributi dal nulla in un certo senso. La volta scorsa avevamo preso un vettore di n dimensioni, che passate con la sintassi con l'asterisco in una lista e poi l'abbiamo memorizzata come lista stesso. Però andare a prendere poi gli elementi del vettore dall'indice, quindi viene parecchio scomodo, anche perché non è il modo in cui uno pensa il vettore, uno non pensa, ok, queste, la x, la, la,
coordinata 0, giusto, y 1, no, pensa coordinata x, coordinata y, coordinata 0, quindi z di z. E quindi abbiamo usato la getArt per dire se qualcuno cerca l'attributo x, guarda che è l'elemento 0 dell'array, se mi cerca y è l'elemento 1, se mi cerca z è l'elemento 2. Però abbiamo questo potere, non lo dobbiamo usare. Quindi ad esempio abbiamo fatto l'esempio della lunghezza del vettore, noi lo possiamo fare, la potremmo implementare utilizzando o facendo l'overloading sulla funzione inbuilt len. Si potrebbe fare len for, suonerebbe, però non è il modo in cui viene utilizzata dentro Python. Len è il numero di elementi dentro un contenitore, non è la lunghezza di un vettore, non è la lunghezza. Se tu per esempio la lunghezza di un numero complesso sarebbe definita come appunto la lunghezza del vettore nel campo reale immaginario, ma non viene messa a disposizione attraverso la funzione len, per cui non vedo perché lo dovrebbe fare anche vettore. La cosa è che appunto se l'elemento di inbuilt, l'elemento di le classi, gli oggetti con cui il nostro programma va a interoperare funzionano in un certo modo, forse è meglio che anche i nostri oggetti funzionino nello stesso e non demino troppo. E poi c'è questo simpatico comando import this, se lo provate vi butta giù a terminale lo zen di Python, niente da prendere seriamente, ma alcune massime anche contraddittorie che sono state messe dentro il linguaggio così per scherzi. Se avete voglia c'è anche import braces. Ok, andiamo però. Allora, ci sono domande su quello che abbiamo visto finora, è tutto chiaro? È necessario tornare indietro su uno degli argomenti su cui andiamo a costruire oggi? O possiamo andare avanti? Andiamo. Ereditarietà. Allora, abbiamo appena visto l'esempio della Enum. Abbiamo questa classe, che in sostanza che cosa fa questa classe? Mi crea un dizionario e poi mi dà un modo diverso di accedere ai campi del dizionario, d'accordo? Invece di andare con le parentesi graffe e la stringa dentro, io ci vado ad accedere agli elementi del dizionario con la sintassi dell'attributo, con il punto. Ma cioè qua dentro abbiamo un dizionario, ma noi non è che stiamo, che questo oggetto noi lo possiamo chiamare un dizionario, perché nel dizionario noi non stiamo esponendo nulla. Magari è una scelta che noi facciamo con coscienza, perché un dizionario tu lo puoi modificare a runtime. Che senso ha modificare una enum a runtime? Magari lo vogliamo fare, magari ci serve fare per esempio un ciclo sui campi di una enum, no? Per ogni valore della enum, se la enum ci viene passata, che ne so, è uguale a questo tipo, che ne so, definire un ordinamento sui tipi di una enum per fare poi il logging sulla severità, mi sta imparando. Cioè, non è necessariamente un male che la nostra enum non funzioni come un dizionario, però potremmo volerlo, potremmo avere necessità per esempio appunto di avere per esempio il modo in cui viene messo su schermo, oppure il modo in cui viene gestito, oppure potremmo passarlo ad altri oggetti che si aspettano in dizionario. Noi qui di duck typing non abbiamo detto niente, c'è semplicemente integrità. Se qualcuno si aspetta un dizionario di questo oggetto, loro non sanno cosa farsene. Possiamo utilizzare duck typing giustamente, andare a reimplementare questi dei metodini così che vanno a reinventare la ruota per permettere l'accesso diretto al dizionario che c'è sotto, come se il nostro oggetto non fosse null'altro che il dizionario, no? Potremmo fare così, e questo per esempio questo modo andiamo a beccare se qualcuno usa la nostra classe enum con la sintassi con le parentesi quadrate, in questo modo si possono formattare le stringhe con il nostro oggetto. In questo modo noi possiamo andare a svuotare la nostra enum se ci va. Però diventa chiaro che
dir dienum come di dict piuttosto. Quanti metodi ha? Un po' troppi per mettersi a fare questo lavoro a manina ogni volta. C'è un modo più furbo, è l'ereditarietà. Che cosa vuol dire che una classe eredita da un'altra? Una classe che eredita da un'altra ne eredita, ne copia tutti gli attributi, tutti i metodi, tutti i dati, tutte le proprietà. A meno di quello che noi ci mettiamo a sovrascrivere della stessa. Quindi in sostanza il caso giusto è: noi abbiamo una classe e la vogliamo modificare leggermente, fa una cosa, noi vogliamo che faccia una cosa di leggermente diverso. Noi abbiamo un dizionario, vogliamo poterlo inizializzare nel modo che ci interessa con l'enum e accenderci con il punto, con la sintassi dell'attributo. E questa cosa è permessa per esempio dall'ereditarietà. Quindi le classi che noi andiamo a mettere all'interno di una classe che è sottoclasse di un'altra, ovviamente vanno a sostituire quelle che erano i metodi della superclasse, perché altrimenti non potremmo andare a modificare nel comportamento. Per modificare il comportamento noi dobbiamo prendere la classe e sostituirne dei metodi, in sostanza. Sostituire dei metodi non vuol dire che noi quei metodi li andiamo a perdere, perché noi possiamo comunque chiamarli in maniera esplicita dicendo superclasse punto metodo di oggetto virgola parametri, che la sintassi diciamo lunga che abbiamo visto funzionava lo stesso anche regolarmente con gli oggetti, ad esempio punto isasper di diciamo ciao punto isasper, la stessa cosa, però qui abbiamo espresso in maniera esplicita la classe. Questa cosa ci viene comoda nell'ereditarietà, perché adesso abbiamo componenti di una classe, abbiamo contributi di una classe e contributi da altre classi, quelle da cui ereditiamo e le classi da cui la classe che ereditiamo eredita a sua volta. Quindi la cosa importante è che mentre andiamo a sostituire il comportamento di una classe, non è necessario che non necessariamente poi quei comportamenti li andiamo a perdere. Ad esempio, qua andiamo ad estendere la classe del dizionario. Qualcuno ha idea di come funziona all'interno lei del dizionario? No, almeno io non ne ho, non so voi. Ma non è una cosa che ci deve preoccupare. Noi facciamo dict.init, la chiamiamo in modo esplicito, e questa fa tutte le sue magie del caso. Una cosa che per esempio, questa per esempio non è niente di eccezionale se venite da Java, certo il fatto che Java mi costringe a chiamare i costruttori della superclasse come prima operazione necessaria, se la prima operazione interna del metodo relativo. In Python questa cosa non c'è. Quindi ad esempio noi possiamo tranquillamente metterci a fare quelle operazioni che abbiamo fatto precedentemente su values, quindi di rigirare l'output di enum e metterlo in un dizionario e poi semplicemente andare a inizializzare il dizionario stesso. Importante capire che qua non è qui, importante capire cos'è self. Self qui è il dizionario stesso. Quindi non possiamo dire ad esempio qui dobbiamo per forza chiamare il dict di int, l'int di dict, non possiamo scrivere al posto di questa espressione, non possiamo scrivere self uguale dizionario di values con dentro i valori di values, non possiamo fare self uguale questa roba qua, perché questo non va a modificare self, questo va a creare all'interno della funzione una variabile nuova, una nuova variabile che ha il nome self e che quindi mi va a coprire il valore che avevamo qua dentro. Ma questo non è quello che vogliamo è andare ad agire su self modificato, quindi dobbiamo chiamarlo in maniera esplicita in questo modo. È chiaro? E poi vabbè, un'altra cosa ad esempio che non ha il dizionario è l'accesso al
dell'accesso attraverso la sintassi degli attributi, e con questa funzione più o meno andiamo a farlo. Perché più o meno? Perché ovviamente qual era il problema su GetAttr? GetAttr viene chiamato, ma se l'attributo non esiste, noi stiamo andando a estendere il dizionario di attributi scegliati. Quindi se noi per esempio andiamo a creare un enumer con update e clear, come è stato fatto notare per i signori molto gentili di Stack Overflow, la cosa non funziona, perché enumer.update è un metodo e un.clear è un metodo. Per cui se vado ad accedere io non prendo 0, non prendo 1, prendo il metodo stesso. Quindi bisogna comunque quindi prendere queste cose, questo diciamo, codice giocattolo con le molle. Stare attenti a quello che si fa, non mi raccolta se tu lo scritto che c'è questo problema. E poi vabbè, una volta che abbiamo questa classe, la andiamo a utilizzare, facciamo, la costruiamo, la possiamo esplorare come se fosse un dizionario qualsiasi. Quindi ad esempio se lo scriviamo sul terminale, ovviamente se io passo un dizionario, un costruttore di dizionari, poi lo prendo il dizionario, lo usa così come ci sono problemi. Perché non è stato semplicissimo capire che cosa si aspetta come parametri il costruttore di dizionario. Alla fine è la stessa cosa che c'è la documentazione almeno all'interno, alla fine è la stessa cosa che si aspetta la funzione interna di X. Sì, poi c'è il punto su chi erano le ad esempio faccio massimo lo ritengo di verità appunto su 0, quindi la classe si comporta come vogliamo noi fino a un certo punto, perché poi è il tempo che non piace troppo quello che stiamo facendo, però file true, false, file not found all'interno dell'elenco di campi della funzione non ci sono, ma d'altra parte gli attributi dell'istanza non ci sono. D'altra parte questo non è altro che un dizionario qualunque, quindi lo possiamo utilizzare come tale. Quindi abbiamo ereditato tutta una serie di comportamenti del dizionario senza doverli scrivere necessariamente a manina. Li abbiamo avuti gratis. Quindi abbiamo, quindi in certo senso, il duck typing su questo oggetto ci viene fornito gratuitamente, no? È chiaro? Facciamo qualche altro esempio così dal vivo. Ne facciamo dopo. Una cosa particolare, una delle proprietà però di Python 3 è quella di supportare l'ereditarietà multipla. Quindi mentre in Java si può ereditare da una sola classe, anche se poi andiamo a implementare interfacce di più, abbiamo implementare più interfacce, in Python noi possiamo veramente andare a incorporare comportamenti da più classi. Quindi in questo esempio, giocattolo, abbiamo la classe pet di oggetti che possiamo accarezzare. Quindi hanno un proprietario, hanno un nome,
e il proprietario poi va a accarezzare l'oggetto. Poi abbiamo una classe di animali. Un animale ha un nome, una razza, e può dormire, ad esempio. Poi abbiamo un gatto. Il gatto può essere accarezzato, può dormire. In Java come si farebbe? Si creerebbe una classe object, poi a seconda dei casi creeremo una classe pet, immagino. Dalla pet che va a ereditare in maniera implicita da object, tutte le classi diventano da object, è chiaro. Anche se noi non lo esplicitiamo, tutte le classi diventano da object. In Python. E quindi il motivo per cui. No, dicevo per chiarire in Python, sopra in Python, non in Java. Vabbè, anche Java c'hanno. Sì, sì. Una super classe comune, adesso non mi ricordo se si chiama esattamente. Sì, sì, si chiama object. Quindi in Java avremo una struttura verticale, dall'oggetto ne deriva ciò che è pet, che si può accarezzare, da pet creeremo una sottoclasse pet animal, animale da compagnia, e poi avremo cat, che è una sottoclasse di animale da compagnia. Invece utilizzando l'ereditarietà multipla noi possiamo dire questo è un gatto, il gatto è, può essere accarezzato ed è un animale, e se ci sentissimo coraggiosi dire basta così, è quello che ti serve sapere sulla classe gatto. In realtà non è quasi così. Cosa succede adesso alla classe cat? Che attributi ha? Che metodi ha? Siccome noi abbiamo specificato pet animal, Python prima va a prendere i metodi, gli attributi in pet. Quelli che non trova in pet li prende in animal. Quindi cat avrà l'init di pet, il pet di pet, non l'init di animal, perché pet ha il suo init, e la sleep di animal, perché pet la sleep non ce l'ha. Giusto? Cosa succede però? Succede che pet mi inizializza solo il nome proprietario, per la sleep serve anche la razza. Anche se in realtà la razza del gatto non era il nome per il giusto, razza, diciamo. Però la razza del gatto è gatto. Non è che dobbiamo andare a specificarlo per ogni gatto diverso, i gatti sono gatti. Quindi come possiamo fare? Dobbiamo andare a modificare, a personalizzare l'init di questa classe in modo tale che si comporti come vogliamo noi e come prima. Però abbiamo dobbiamo renderci, la cosa è che dobbiamo chiamare l'init di pet e l'init di animali, di animal, in maniera distinta. Quindi è quello che andiamo a fare. Prendiamo un init del gatto, delle informazioni che ci servono, abbiamo nome, proprietario e razza. Abbiamo detto che la razza è il gatto, quindi ci serve avere il nome proprietario. E poi chiamiamo la init di pet sul gatto, e quindi mi va a impostare il nome del proprietario. E poi chiamiamo la init di animal sul gatto stesso, che mi va a impostare la razza. In questo modo adesso possiamo utilizzare su cat, pet, sleep, abbiamo una pet, abbiamo name and owner, una sleep abbiamo race, la classe funziona. È un uso abbastanza avanzato delle classi, tipicamente non è particolarmente tipico di un programma in Python così. L'eredità multipla, però c'è, ed è importante sapere che esiste e che può essere sfruttata. Viene comoda soprattutto quando abbiamo degli insiemi di funzionalità in un certo senso ortogonali, cioè che non richiedono l'una la presenza dell'altro. Per esempio, io appena finito di aver scritto la new, io abbiamo fatto un progetto di computer graphics, quindi una specie di demo OpenGL. E quello che succedeva è che per fare questo genere di operazioni
come funziona? Abbiamo un ciclo, ogni tot tempo andiamo a prendere l'input dall'utente, aggiorniamo lo stato del mondo e poi lo andiamo a visualizzare. Quindi quello che succede è che abbiamo alcune classi in cui non c'è niente da aggiornare, ad esempio abbiamo un muro. Il muro, che cosa dobbiamo aggiornare? Il muro è lì, fermo, tranquillo, sereno, non c'è bisogno di aggiornarlo ogni ciclo, ogni trentesimo di secondo. Poi abbiamo alcune classi che vanno a prendere l'input dall'utente, no? Perché in alcune c'è quella del giocatore che si muove a destra e a sinistra, magari abbiamo una leva che si deve attivare se il giocatore è abbastanza vicino. Dall'altro lato abbiamo poi il discorso di visualizzare la classe, non tutto va visualizzato, ad esempio avevo per esempio se decidiamo di costruire la hitbox separatamente il modello di collisione di un oggetto separatamente dall'oggetto stesso, non c'è bisogno di visualizzare, di andare a visualizzare lo stesso hitbox, no? Una cosa interna al programma, non c'è bisogno di avere l'utente, e quindi è un comportamento che non mi serve ad avere all'interno dei vari oggetti. Quindi in un certo senso noi possiamo andare a considerare, a progettare, avere una linea teorica delle una classe che va e che si preoccupa di della visualizzazione, una classe che si preoccupa di andare a prendere l'input dall'utente, una classe che si preoccupa di poter aggiornare il suo stato ogni tot millisecondi, e poi di andare a combinare questi tre comportamenti più o meno ortogonali con l'inerzia multipla, più o meno come abbiamo visto in questo esempio giocattolo, solo che ovviamente le cose tendono a diventare relativamente complesse. Un modo per gestire questa complessità è quella di utilizzare una funzione nuova all'interno rimodernata all'interno di Python, che si chiama Super. Super sostanzialmente va a percorrere l'albero delle classi e a chiamare tutti i metodi che ci sono, che trova lungo la classe con il metodo specificato. Cioè, ad esempio, con questo esempio giocattolo, su cat chiamiamo all'interno di cat qui del costruttore andiamo a chiamare super parentesi aperta, parentesi chiusa, punto init di set i nostri parametri. Cosa fa super? Super passa la nostra chiamata di init prima a pet e poi all'animo. Chiama anche pet object, quindi chiamerà prima pet.init con i nostri parametri, poi chiama object.init con i nostri parametri, poi chiama animal.init con i nostri parametri. Se la cosa può essere utile, un modo di utilizzo di questa funzione è quella in cui che viene proposta è quella di creare una classe, per esempio, di debug che vada ad aggiungere alcuni comportamenti di sviluppo all'interno degli oggetti, come ad esempio buttare sul log ogni tot secondi, ogni chiamata di un metodo, che aggiorna lo stato dell'oggetto, e buttare sul log lo stato dell'oggetto stesso. Se noi all'interno della chiamata che aggiorna l'oggetto abbiamo messo un super di tick, cosa andrà a fare? Andrà a chiamare nel vostro esempio precedente, andiamo a vederlo per bene. Accendendo la luce. Se lo scrivete prima.
ho fatto quindi l'esempio, vabbè, c'è la classe object che viene standard, non è necessario esplicitare, poi ho detto che c'era la classe del aggiornamento dello stato, la classe che si occupa di aggiornare lo stato della classe stessa, la chiamiamo con il nome magari sbagliato AI, quella la classe che si va a occupare del job della visualizzazione dell'oggetto stesso, poi sulla finestra. E poi ho identificato il terzo comportamento come quello di no, l'inbox è l'esempio di una che ha AI ma non draw, e qual era? Input, mi prende l'input dall'utente. E quindi che cosa succede in realtà? Che alla fine sia questo che questo che questo, queste componenti comunque dovranno agire a ogni tick, a ogni ciclo del programma. Ci sarà il programma stesso che va a chiamare a un oggetto: ragazzo, sono passati, è passato tot tempo, vedi di aggiornare il tuo stato. Quindi evidentemente sia AI che draw che input avranno all'interno un metodo che viene, questo metodo tick ad esempio, che viene chiamato a ogni ciclo del programma, ogni trentesimo di secondo, ogni sessantesimo di secondo, e ognuno farà il suo mestiere. Quindi AI andrà a sistemare quindi avremo input che prende le informazioni dalla tastiera e dice che il giocatore si vuole spostare in avanti. Avremo AI che dice ok, se il giocatore si vuole spostare in avanti, allora la sua posizione è questa più 1. E draw che dice ok, se la posizione di AI si sposta, si è modificata in questo modo, allora io modificherò, per esempio, se in prima persona, modificherò l'origine della telecamera di un'unità fino avanti. Quindi evidentemente ci verrà comodo che la nostra classe giocatore derivi prima da input, poi da i, poi da draw, nell'ordine naturale in cui noi andiamo a eseguire le operazioni. Poi bisogna anche vedere però tutte le altre classi e tutte le altre operazioni come vanno a gestirsi in questo modo. E come diventa la nostra tick? Cosa succede alla funzione tick che hanno in comune sia i che draw che input? Ma banalmente può chiamare super di input di tick, e super di tick mi va a chiamare input.tick dell'oggetto, ai.tick dell'oggetto e draw.tick dell'oggetto. Questo può essere un esempio di come utilizzare super l'ereditarietà multipla in una situazione un po' più complicata dell'esempio del cavo, del gatto, della carenza del cuore. Domanda? Purtroppo tutto? E questo è veramente tutto quello che mi era necessario dirvi in queste 4 ore di corso Python. Però ovviamente abbiamo altro tempo a disposizione, quindi magari ci mettiamo a fare un esempio un po' più corposo, un po' più costruito, che cosa facciamo? Per esempio una classe, andiamo a sviluppare come al solito l'esempio agenda ma con cavo. Classe agenda. L'agenda in realtà che cos'è? È un dizionario, no? Quindi direi che l'agenda noi deriviamo, che l'agenda noi la deriviamo da dish, non è quella del mondo.
Quindi la domanda a questo punto diventa: cos'è che noi ci aspettiamo che un'agenda faccia che un dizionario già non ci dà? Forse non ci serve nulla, forse l'agenda ci dà tutto quello che ci serve. Magari ci serve avere la possibilità di inizializzarla da un file, perché noi l'agenda la stiamo a salvare e poi dal file andiamo a prendere. Le collisioni. Per esempio, il dizionario noi lo andiamo a inizializzare con i valori che ci sono all'interno, che ci vengono passati al runtime, noi magari in agenda le andiamo a leggere da un file piuttosto. Quindi, file. Abbiamo visto, Stefano mi ha fatto vedere piccolo, no? Però credo che si possa, che noi facciamo le cose più semplici, noi facciamo così: online in file name. Mi sta necessario avere un contenitore almeno temporaneo, lo facciamo. Andiamo a chiamare il costruttore del dizionario stesso, così ce l'abbiamo pronto. Anzi, direttamente, siccome non abbiamo problemi di inerenza, ci serve soltanto quella supercassa. Super.init. Ci serve. Super.init. Se chiamiamo super in questo modo, init non ci serve passarlo. Si occupa super di passarlo al posto nostro. Una delle cose più carine di dire che quindi per ogni riga all'interno del file noi gli andiamo a dire andiamo a leggere il file stesso, quindi mettiamo che in un formato semplice un CSV tipo name. Cominciamo con un solo nome di telefono, uguale a line.it, la virgola, e serve, noi, condizionali, punto, ne, se, ne, uguale a associato al nome, il numero di telefono, e abbiamo finito con la parte di lettura da file. Ovviamente se le andiamo a leggere in file poi dovremmo andare anche a scrivere, non è un'operazione complicata. Facciamo dump, ovviamente. Oppure per esempio qua cosa facciamo? Andiamo a creare un metodo dump stesso che non è così, andiamo a creare noi un metodo nostro che non va a fare l'overloading di nessun comportamento all'interno di agenda, oppure andiamo per esempio a fare l'overloading di retro, che è il metodo che ci dovrebbe restituire una stringa che rappresenta lo stato corrente dell'oggetto stesso, per esempio quella che è la funzione che dato un oggetto ci restituisce la scrittura in quella che più si dovrebbe avvicinare a come un oggetto andrebbe scritto, cioè questo è l'output di reference, una funzione reference. In questo senso un rep non è quello che ci serve, perché noi ci aspettiamo una scrittura più di questo genere. Forse in questo caso è meglio avere il nostro metodo down. Trattate, a chi usa l'oggetto, questo oggetto come un dizionario interessa, cioè si aspetta che il rep gli restituisca 200 righe di output con la virgola e il nome e con la virgola in mezzo tra nome e il telefono? No, non vedo perché dovremmo sorprendere in questo modo. Meglio
rispettare la regola di istruttare e andare a creare un nome, un metodo nuovo senza andare a sovrascrivere nessun altro comportamento. Altra domanda. Questo l'agenda dovrebbe semplicemente restituire, dovrebbe semplicemente prendere un nome di un file? O dovrebbe andare a prendere un oggetto file aperto da qualcun altro? Magari sarebbe meglio prendere un oggetto file, perché se noi andiamo a prendere un oggetto file, magari un oggetto file ma con il duck typing, e quindi per esempio, come ha fatto vedere nella seconda lezione, un oggetto file che in maniera un modo trasparente poi va a fare la compressione, per esempio. Quindi forse non è furbo farci vedere un nome del file, forse sarebbe meglio prendere direttamente il file stesso. Facciamo che, come possiamo fare qua? Mettiamo ad esempio che noi l'abbiamo rilasciata la prima versione così, e che noi adesso la vogliamo andare a modificare, in modo tale che accetti piuttosto un file stesso. Cosa facciamo? Facciamo che proviamo, possiamo utilizzare il solito approccio try except. Quindi facciamo. Proviamo ad aprire for inline in file e prendiamo così, a meno che il nostro oggetto non si comporti in questo caso non ci interessa nemmeno che sia un file, in questo caso basterebbe un qualsiasi contenitore, non stiamo utilizzando niente di specifico di un file, piuttosto che il fatto che possa accedere come una lista di linee. Sì, però in questo caso noi non abbiamo specificato il nome del parametro, quindi potremmo cavarcela anche cambiando. In questo caso noi prendiamo un oggetto file, quindi file object piuttosto che file, basta. Se qualcuno specifica il file name coso, in esplicito potremmo considerare di mettere un parametro opzionale file name e di gestirci la parte. Quello è il modo in cui avremmo potuto gestire un problema di modifica, questo problema non andiamo a complicarci troppo la vita. Facciamo così, lancio la stessa cosa. Andiamo con il file oggetto, questa volta il file oggetto a me ci interesserà scrivere lo stesso, quindi non c'è tutta questa, quindi andiamo a effettivamente utilizzare di più il protocollo, i metodi che noi ci aspettiamo da file object, e dire che file che per ogni contatto in self, andiamo a scrivere che cosa? Name contact, name e la chiave, questo va a iterare sulle chiavi, contact da virgola, il separatore e l'informazione associata, in questo caso non mi telefono. Ovviamente cominciamo a notare problemi quella, abbiamo messo questa virgola così, però noi che cosa ci dice che name non contenga esso stesso all'interno una virgola? Bisognerebbe gestire questa situazione, per esempio utilizzando effettivamente la classe piccola stessa. Ma di momento facevo finta di niente, anche perché la classe piccola al momento non mi ricordo come si usa esattamente, quindi non devo spiegare. Certo.
In questo caso vedo che stiamo utilizzando, però aspetta, self.phone in che senso? Allora, qual è il problema secondo me? Accedere al numero di telefono dato la persona. Ma questo è il dizionario, come tale, quando, sì, cioè l'accesso al campo, all'informazione associata alla chiave stessa viene diventare credo, sì. Quando mi pare che si guardi attraverso l'Italia. Ok, quindi qua deve essere. Capisco. Ma consideriamo ad ogni modo che questo è un dizionario, quindi i dizionari di hanno get. Potremmo utilizzare, se non piace fare così, se non get di qua. Mi rendo conto che scritto così sembra un po' strano, perché noi stiamo utilizzando un set, stiamo proprio andando ad agire su una classe dizionario, quindi è proprio self che è il dizionario stesso, quindi è su self che noi andiamo a fare, questa operazione. D'altra parte, se noi avessimo definito a mano una get item in questo caso, che fa proprio il lavoro di avere un accesso con tramite parentesi gap, non è che avremmo nulla di differente. Ma per quello che mi piace, sì, la scrittura che va benissimo, non è perché la scrittura si nasconde il significato del valore associato anche nel giorno, certo. Mi piace. Certo. Questo perché noi abbiamo iniziato, noi il problema è che noi ci stiamo cristallizzando su un contatto. Forse sarebbe meglio organizzare la nostra azienda come una lista di oggetti con persona, no? È andata la batteria. Con una lista di oggetti persona, la lista di oggetti persona, poi noi andiamo a mettere tutti i campi che vogliamo, il campo nome, il campo cognome, il campo professione, il campo salario, il campo del numero di telefono. Però poi cosa succede? Succede che, per esempio, la lista noi la accediamo in tempo lineare, mentre un dizionario, cioè la lista in che senso? Se noi abbiamo una lista e vogliamo sapere il numero di telefono di una persona, dato il suo nome, sulla lista noi non abbiamo altra scelta che scorrere l'agenda dall'inizio alla fine, e poi una volta che abbiamo fatto questa operazione, nel caso pessimo la persona inizia con la Z, la persona l'abbiamo aggiunta per ultima, e quindi prendiamo un numero di operazioni pari al numero di, cioè pari proporzionale al numero di persone che abbiamo all'interno dell'agenda stessa. Ovviamente questo non è necessariamente vero, se non sono pareggiate più tutte, si può fare, mantenere all'interno un ordinamento per esempio in base al nome, e quindi quando andiamo a fare le ricerche in base al nome possiamo utilizzare il metodo dicotomico, quindi dire prendiamo l'elemento che è mediano, il nome viene prima o dopo, viene dopo, allora applichiamo la stessa operazione sulla metà destra dell'elemento mediano, perché è lì dove si troverà il soggetto. E questo funziona se noi andiamo a fare la ricerca sul nome. Ma se poi vogliamo andare a cercare in base al cognome, siamo punte da capo, torniamo all'accesso ODN. Ma d'altra parte possiamo tranquillamente dire che qua c'è solo un modo, che qui non è che è molto diverso. Qui se andiamo a cercare per il nome utilizziamo la struttura hash, la struttura dati dict,
che se non va errato va un po' più veloce, dovrebbe andare con il logaritmo dei numeri, del numero di elementi, non meno pensata. Eh? M logaritmo. Qual è il logaritmo? La cesta di dicotomico è il logaritmo dei numeri di elementi. Quindi credo che anche il dizionario operi al massimo con il con no. Il dizionario funziona in modo tipicamente funziona in modo diverso, funziona che abbiamo una funziona con la hash appunto, quindi se abbiamo dei valori ragionevoli tipicamente con una tabella di hash abbastanza grande l'accesso è quasi immediato, perché cosa fa? Va a prendere i primi bit dell'hash e va a vedere la classe, va a vedere la cella di memoria relativa a questi bit, no? E se la chiave corrisponde, poi corrisponde, va a prendere il valore che viene memorizzato in quell'inizio. Quindi sono modi diversi di accedere alla memoria. E comunque mi rendo conto che siamo sempre comunque che se non possiamo ottimizzare l'accesso in un modo, poi perdiamo l'ottimizzazione di accesso degli altri. In un certo senso sì, è un po' meglio un problema, perché abbiamo una sola una sola informazione e una sola altra informazione. Per cui qui il problema si pone un po' di meno, però come questo ci sono altri problemi, per esempio questo è un po' sempliciotto come approccio, perché assumere che abbiamo semplicemente il nome, perché di una persona ci interessa solo il nome, non andare a distinguere all'interno del nome il nome e il cognome e altre informazioni che possono esserci utili. Siamo d'accordo, un'agenda normalmente non ci dà molto più di così, però potremmo voler di più dal nostro oggetto, questo è ovvio. Quindi, per esempio, andiamo a gestire il problema del fatto che il nostro nome può avere una vinicola. Allora, prima andiamo a gestirlo nella fase di dati, no? Abbiamo il nostro nome di persona e diciamo che la virgola va messa in modo tale che non venga letta come virgola. Possiamo fare contact.replace non è detto, perché potremmo avere cognome virgola nome, nel senso di per esempio. Nel quel caso forse sarebbe più furbo andare a gestire così non lo so, perché questa non è tanto un'operazione che noi dobbiamo fare per far funzionare bene il dizionario, quanto un'operazione che noi dobbiamo andare a fare per far funzionare bene il caricamento su file o il scaricamento dal file. Ed effettivamente potremmo metterci a fare casini con replace o regular expression, ma la cosa migliore sarebbe utilizzare file piccolo direttamente, anche se piccolo è teoricamente pericoloso. Praticamente pericoloso perché per necessità il piccolo che cosa fa? Il piccolo deve prendere il valore che è stato memorizzato e poi valutarlo in modo tale da trasformarlo in un oggetto di Python. E quando tu hai valutato un oggetto potrebbe essere che fare ciò provochi situazioni pericolose, perché quando tu hai valutato una funzione potrebbe succedere che in realtà tu quella funzione, cioè vuoi valutare dei dati, potrebbe essere che quei dati in realtà contengono una funzione che segua cose che magari sono vuoi.
plugin, so se il code va a prendere le lambda, ad esempio. Questa è una classe che non ho mai usato, quindi avrei dovuto fare attenzione a questa cosa. Così abbiamo analizzato la parte di comportamento extra che ci serviva nella nostra classe, andando a utilizzare il lavoro che è stato già fatto per parte nostra. E a questo punto però abbiamo detto che a noi viene un po' povera l'informazione del nome, del solo nome, per cui ci piacerebbe avere qualcosa di più. Andiamo a vedere se possiamo fare così, possiamo passare direttamente una persona. Di nuovo la persona la possiamo prendere come un insieme di campi o come un dizionario, è un tipo nome, attributo, cognome, attributo, però come dizionario poi noi poi andare a utilizzare la classe diventa più complicata perché perché una persona non può andare a sapere la persona che informazioni ha e che informazioni non ha. Già questo è un po' un problema in Python, tramite dati, backup, eccetera, diciamo che andiamo a definire come un insieme di campi in maniera tradizionale, quindi non ne editiamo da nulla in maniera specifica, diciamo i se names 0, tutti 1 anno, non posso
La domanda è, per poter utilizzare questa classe come, come key di un dizionario, questo oggetto mi deve essere hashabile, perché il dizionario funziona sugli hash. E non mi pare che un oggetto in che object sia hashabile in generale. Sì, no. Però lo è non in un modo che ci viene comodo, perché lui evidentemente dovrà fare l'hash sull'indirizzo in memoria o sul numero interno dell'oggetto stesso e non sul nome e sul cognome. Se noi creiamo una persona e poi ne creiamo un'altra, hanno un nome e un cognome diverso, abbiamo lo stesso hash? Proviamolo magari così. Persona. Per questo possiamo incolla da qui. Agua, persona, ufa, mio, una persona, ufa, no, hash di questo simpatico signore, e questo, l'hash di questo simpatico signore è diverso, la cosa non ci sta bene. Come facciamo? Ci dobbiamo inventare una funzione di hash nostra? No. Hash di self. Evidentemente sarà name return hash che va a prendere l'interno non è cognome, quindi possiamo inventarci una cosa del genere, format di self, all'interno di questa stringa mettiamo da self il cognome, il nome. E poi chiediamo l'hash di questo oggetto qua, che è una stringa. Siccome andiamo a costruire in questo modo, evidentemente Top, so.
funzione. Inizializziamo. Finalmente. Lì. Inizializziamo. Andiamo adesso questo oggetto. È uguale. Ora possiamo utilizzare questa funzione all'interno del nostro oggetto, del nostro dizionario, come chiave. Piccolo poi si prende a carico di sistemare le cose per la memorizzazione dell'oggetto stesso da parte nostra. D'altro campo possiamo continuare a fare così, se poi noi dobbiamo andare a memorizzare, che so, serve che nome e cognome magari non bastano, magari serve un middle name, magari se abbiamo il numero dell'impiegato, codice fiscale, magari sul danno, compiliamo anche il momento di registrazione, sì certo, non è che chiede il codice fiscale delle persone quando abbiamo il numero, quando compiliamo il numero di telefono, no. Però magari gli diamo un nickname, mettiamo che gli aggiungiamo un nickname e vorremmo che questa informazione diventi parte dell'hash. Cosa facciamo? Andiamo a modificare l'hash ogni volta che aggiungiamo informazioni alla persona, forse non è un'idea eccezionale. Quello che possiamo andare a fare è utilizzare la funzione build values, se non va errato. Vals. Yes. Cioè vals di, o meglio dir. Utilizziamo dir semplicemente. No, solo vars. Qual è la differenza tra vars e dir? Dir mi dà un elenco, dir mi dà l'elenco degli attributi che ci sono all'interno dell'oggetto. Vars semplicemente mi dà un dizionario con nome dell'oggetto, dell'attributo e valore dello stesso. E quindi mi viene più comodo in questo caso. Perché a questo punto noi possiamo fare semplicemente una rappresentazione testuale di questo dizionario con refer, dire refer di vals, di self. Quindi prendiamo l'oggetto, ne prendiamo un dizionario con i dati che ci sono all'interno, ne prendiamo la rappresentazione e questo è un oggetto hashabile che possiamo utilizzare per costruire poi questa funzione di hash. E quindi non dobbiamo andare a modificarla ogni volta che andiamo ad aggiungere informazioni alla nostra classe. Come se abbiamo delle sottoclassi, le classi che estendono persone vanno ad aggiungere campi extra, non dobbiamo andare poi a modificare hash, che hash va a prendersi tutte le informazioni. Il problema secondo me è che questo hash cambia se io cambio l'interno di telefono, non è all'interno di personale, è in agenda. Però se io voglio cambiare, dovrei gestirlo, cambiare ancora se si va. Un cambio di nome intende? Sì, un cambio di nome. Ho scritto male, devo cambiare la strada, devo tirare fuori tutto l'oggetto dizionario. Evidentemente una cosa che bisogna gestire, che in questo modo noi nella situazione dobbiamo gestire la linea di azienda. Esatto. Quindi ecco, change di self old person, new person. Nemmeno perché la domanda è diversa, perché ero arrivato con la considerazione, ma mi interessava sapere. Adesso ogni volta che viene chiamato hash, sì, viene ricomputato il valore. Ecco, questo si può evitare con una tecnica avanzata di memorizzazione senza la R, che si può fare attraverso un decoratore. Ci mancano 10 minuti, per cui io questo non ho il tempo di farlo.
però se lei cerca memorization decorator trova informazioni su una cosa. Un decoratore, che cos'è velocemente? Un decoratore è una funzione che prende come argomento la funzione stessa, in questo caso hash, e la modifica e dice: senti, verrebbe applicata in questo modo, quindi io farei in questo modo, e poi fuori direi tap memoize di fan e dire crea un dizionario con i valori noti di fan, e se il valore è, no, se il valore c'è nel dizionario lo prendo, altrimenti chiamo la funzione. La cosa un po' scomoda è che questa operazione qua è il valore che devo restituire. Io devo restituire una funzione che fa questa operazione qua. Quindi come sintassi è un pochino scomoda, però si può fare decisamente. E senza andare a modificare la funzione stessa hash. È un modo pulito di farlo. Ok. Vi ho annoiato a sufficienza con questo bruttissimo esempio di genere delle persone. E posso adesso passare alla appendice, vedete? Vedere un attimo le differenze tra Python 2 e Python 3 e Python 2. Python 2 per chi conosce Python 3. Torniamo a vedere perché, velocemente, perché questa cosa è importante. Perché da un punto di vista anche solo storico, Python è uscito, è stato pubblicato la prima volta le prime alfa, le versioni 0 nel 1991. Nel 94 è uscita la 1.0, nel 2000 la 2.0, nel 2008 la 3.0. In un certo senso, 6 anni tra il 94 e il 2000, 8 anni tra il 2000 e il 2008, sarebbe anche l'ora di passare in massa a Python 1.3. Cosa è successo? È successo praticamente che Python, verso gli anni 2000, in questi 8 anni, è esploso in popolarità, anche con l'aumento delle prestazioni dei calcolatori, e quindi con la minore importanza del fatto che comunque il Python puro tende ad andare un ordine di grandezza più lento rispetto ad esempio al C, cosa che immagino settimana prossima sentirete parlare, altrimenti andate a vedere il site, un progetto. Ci sono parecchi progetti che vanno a sistemare questo discorso, ad esempio c'è Cython, C-Y-T-H-O-N, che si propone di fare traduzione automatica da Python a C, con gli evidenti guadagni anche in termini di velocità, ad esempio questo è molto interessante. Oppure ci sono altri interpreti più veloci del Python in C, con l'interprete ufficiale che si chiama che non ha un nome particolare. Per esesempio c'è il progetto europeo PyPy, che è un interprete Python scritto in Python, che ha alcune funzionalità particolari come il fatto di non avere uno stack e altre cose molto carine. Spero che settimana prossima se ne parli, se ne dovrebbe parlare tanto sul capitolo. In ogni modo, il problema principale per cui siamo, in cui non possiamo semplicemente dimenticarci di Python 2, è che Python 2 è stato così popolare, che aveva così tante librerie, che ai creatori di librerie preferivano continuare a migliorare le librerie piuttosto che adattarsi alle modifiche che sono state introdotte in Python 3, in un certo senso. E anche perché Python 3 non lo stava utilizzando quasi nessuno. Perché? Perché non c'erano le librerie. Quindi nessuno usa le librerie non vengono portate se non le usa nessuno. È stato l'avvento di Python 3 è stato un po' lento. Però le cose si stanno cambiando, le principali librerie adesso funzionano su Python 3. Per esempio SciPy, per quanto ho capito SciPy funziona con Python 3, più su SAP funziona con Python 3, e quindi il porting, anche grazie a tool automatizzati come 2-2-3, probabilmente 2-2-3, che fanno la maggior parte del lavoro necessario per passare da una versione all'altra, e grazie a tool del genere, comunque Python, la compatibilità di queste librerie con Python 3 sta notevolmente migliorando.
In ogni modo noi non possiamo far finta che con Python 3 abbiamo a disposizione tutto ciò che abbiamo a disposizione, tutte le librerie che sono state scritte. Alcune è molto utile, ad esempio Mechanize, che simula il comportamento di un browser all'interno del codice, per cui io posso dire apri un browser su questa pagina, cliccami su questo, sul terzo link in questa sezione, guarda di compilare il form in questo modo. Una libreria molto carina e molto utile, però in Python sarebbe un peccato non poterlo utilizzare semplicemente perché non sappiamo quali sono le poche differenze tra Python 2 e Python 3. Andiamo a vederle velocemente. Dalla più semplice, ad esempio, in Python 3 print una funzione, in Python 2 no. Python 2 è uno statement come del, quindi non prende parentesi intorno all'argomento, e un altro può venire leggermente più scomodo da usare, perché ad esempio per certi versi è superiore, perché possiamo utilizzare la virgola per separare, per la concatenazione, e quando usiamo la virgola il Python mette lo spazio al posto nostro, per dire, cosa che comunque non è un problema a farlo utilizzando format, mentre questa è più una differenza cosmetica che altro. Una differenza che invece è molto meno cosmetica è il funzionamento diverso di funzioni come range, soprattutto, ma anche map, zip e altre di quelle che abbiamo visto nell'appendice funzionale. Cosa succede? Che in Python 2 range restituisce una lista, quindi la lista di numeri da 0 a 100, 1000, 10.000 a 1 milione. Inizializza una lista di 1 milione di elementi per eseguire un corpo di codice 1 milione di volte. È un po' troppo. Per rendere l'idea, una lista di range di 1 milione. È decisamente un po' troppo, ovviamente. Per cui, se vi trovate a scrivere range, sappiate che la funzione che volete utilizzare in realtà è xrange, che come in Python 3 restituisce un generatore, i valori li dà on the fly e non vai a richiedermi tutta la memoria necessaria per allocare un vettore di 1 milione di elementi. Un'altra miglioria che è stata fatta in Python, nelle varie versioni di Python, a seconda di quelle che andate a gestire potreste avere necessità, è quella della funzione key, che abbiamo sempre visto in quell'appendice, per indicare come ordinare gli elementi in una lista. Per esempio, se noi interessa ordinare gli elementi per in base al loro valore assoluto invece che al valore relativo, noi adesso possiamo passare una funzione key che dice come, in base a quale criterio ordinare gli elementi della lista. Prima bisognava dichiarare una funzione che diceva che restituiva 1 se il primo è maggiore del secondo, meno 1 se il primo è minore del secondo, 0 se i due elementi sono uguali, e passarla come parametro CMP. E alla fine non c'è nessuna differenza pratica tra i due approcci, semplicemente questa è più verbosa ed è il motivo per cui questo è stato abbandonato per CMP, è stato abbandonato per chi fino alla 2.3 dipende da che cosa andate a utilizzare. Per esempio c'è un decompiler di Python, un ricompilatore di Python che funziona soltanto fino alla 2.3, e questa feature non ce l'ha. Nella 2.4 e 2.7 sono supportate entrambe le versioni. Altra cosa che probabilmente vi darà problemi è il fatto che in Python 3 le divisioni sono sempre floating point, quindi 3 diviso 2 vi dà 1.5, come immagino possa essere anche logico, magari anche per chi non viene. Per chi scrive del codice così, del pseudocodice, magari cercandolo da un libro di un'esercizione di matematica, un libro di formule matematiche, in Python 2 è molto più come il C: se prendo un intero, lo divido per un intero, lo ottengo un intero. Quindi abbiamo la divisione intera.
Se vogliamo la missione con il floating point che ci restituisce un float, dobbiamo assicurarci che almeno uno dei due operatori sia un float. Se in Python 3 vogliamo la divisione intera, si usa la doppia slash, si usa l'operatore di divisione semplicemente per due volte. Guardate un po'. Queste cose. La cosa, c'è, ci sono altre cose, la cosa più importante che mi preme di dire è questa. Quando andate a definire delle classi in Python 2 ci sono classi nuove e vecchio stile, perché sono le classi stile Python 1 e le classi stile Python 3, diciamo, che però sono state introdotte a metà, lungo la linea di sviluppo di Python 2. La cosa che mi interessa sapere è che voi volete usare le classi nuovo stile e che le classi nuovo stile si utilizzano esplicitando le parentesi, dove voi andreste a mettere l'elenco di classi da cui andate a derivare. Voi mettete queste parentesi e non avete problemi. Il resto non sono cose veramente importanti. Ecco, un'altra cosa, Python 3 supporta come principale la funzione format per mettere valori all'interno di una stringa. Invece in Python 2 si utilizzava questa operazione un po' particolare di modulo sulla stringa, per il semplice fatto che nella stringa F, nella printf del C si usa il percento per i placeholder, allora qui c'è un operatore che si scrive percento, top, utilizziamolo. E a parte questo fatto che può essere un po' semplicemente di gusto, l'operatore format è oggettivamente più potente. Per esempio c'è questa scrittura che ho utilizzato in tutte le lezioni, dire io passo un oggetto e poi all'interno della stringa vado a identificare il campo che voglio inserire all'interno dello stesso, invece dovete scrivere self.name, self.surname, self.com, self.questo, self.quello. E poi ovviamente c'è il sito internet, quello con la lista molto lunga, molto completa e molto forse troppo dettagliata riguardo tutte le modifiche, anche se questa è una lista di modifiche, per una lista pensata di quattro listi 2 per arrivare al genere, di quattro listi 3 per arrivare al 2. La cosa che comunque la maggior parte delle differenze sono di sintassi, a parte la gestione delle stringhe, in cui comunque le modifiche sono troppo complicate per essere spiegate anche se non fossero già le 7. Semplicemente in Python 3 c'è differenza tra testo e dati, sono cose ben distinte e separate, mentre in Python 2 non c'era questa distinzione, quindi potevi avere dei miscugli di test, di dati e di testi, e poi provi a leggere i dati con una stringa in UTF o in ASCII, e ti dice che l'ASCII non ti va bene, che l'ASCII non può interpretare questo carattere. Se voi andate a cercare questo messaggio di errore su Google, vedete milioni di risultati. È stata una grossa piega di Python 2, poi non se l'ha risolta. Ovviamente le modifiche sono quelle che poi danno i maggiori fastidi per passare dal 2 al 3, perché è stato sostanzialmente ripensato tutto l'approccio al testo e ai dati. Quindi niente, questo è quanto. Domande? È più importante sapere che voi avete capito qualcosina da questa lezione piuttosto che il fatto che io riesca a prendere un po'. Avete capito qualcosa, vero? Vi è annoiato un po' con l'esempio mal fatto sull'agenda o sulla... o sul... Va bene ragazzi, se mi avete sentito che avete capito tutto, io vi saluto e vi auguro buona fortuna con Python e buon proseguimento con il corso. Grazie.